Buongiorno da Villa Groc, ci troviamo qui per l'inaugurazione del Museo Groc, siamo in compagnia dell'ingegner Petrini, amatore di auto d'epoca. E dietro di noi abbiamo questa auto, non a caso qui davanti alla Villa Groc, perché? Perché questa è stata l'ultima vettura di Vatak, di Groc, che era stata utilizzata e donata a Groc da una società di autovetture genovese in cambio penso di una pubblicità per quel tempo. Venne poi usata dalla moglie alla sua morte e infine scambiata con un'altra vettura dalla concessionaria Fiat Bovero, che la ritirò e rimase lì fino al 2008, anno in cui io sono diventato proprietario. La macchina è un 1100 E, detta anche Musone, immatricolata il 30 ottobre del 1952 come prima targa, targata Genova, e poi ritargata Imperia quando passò di proprietà di Groc, dell'artista. La macchina è conservata perché non sono stati fatti i lavori di restauro, ma è stata solamente, diciamo, messa in funzione e sistemata, mantenendo le caratteristiche proprio dell'ultimo proprietario. Non abbiamo voluto proprio modificare nulla. Gli interni non sono quelli originali perché probabilmente il proprietario aveva deciso di modificarli con questo finta pelle e sono rimasti proprio come quelli ultimi utilizzati. Infatti il sedile di guida è un po' consumato, ma abbiamo voluto lasciare così proprio per il sapore, per mantenere questa importanza della vettura che ci si è seduto il pagliaccio Groc per l'ultima volta. Noi continuiamo a mantenerla con piccoli lavori di manutenzione che in parte faccio io e in parte faccio fare da artigiani specializzati, perché la macchina cerchiamo di mantenerla proprio il più possibile aderente a quello che è stato il suo ultimo utilizzo. Benissimo, grazie. E adesso tra poco l'inaugurazione e il taglio del nastro per il Museo Groc. Grazie. Buonasera, arrivederci. Grazie.